Bella a tutti ragazzi, sono The King, benvenuti di qui oggi in questo nuovissimo video. Oggi saremo qua in un live, cioè non un live commentary, in un commentary di un gameplay che ho registrato qualche settimana fa su... anzi qualche giorno fa, direi una settimana fa, su Black Ops 3. E la partita che andrò a commentare sarà un 31-2 fatto su Combine, col CUDA, con calcio regolabile, calcio, fuoco rapido e caricatori rapidi. Vi dico una cosa, questa partita mi è finita in una situazione nella quale non doveva finire praticamente. E forse avete capito perché, se non dite match a squadre, una cosa del genere, vi dovrebbe un po' far capire la situazione, insomma. Ah, intanto vi posso dire che questa partita l'ho giocata veramente bene, non tanto all'inizio perché all'inizio ho fatto veramente delle morti del cazzo, però del resto sono riuscito a giocare abbastanza bene. Poi la cosa che mi ha avvantaggiato in questo gameplay è stata che comunque all'inizio eravamo solo in 3v3, poi hanno joinato le varie persone e lì poi ho continuato a, insomma, a giocare decentemente. Vi dico, il CUDA ragazzi è veramente forte, cioè questa classe è spettacolare. Ovviamente come perk uso post bruciatore, sciacallo e propulsione furtiva. Uso sciacallo, però voi potete anche usare sprestigiatore, dipende come vi trovate. Però io, essendo uno che comunque piace sempre usare la stessa arma, cioè se io ti faccio una classe col CUDA, voglio usare quella cazzo di arma, io a prescindere metto sciacallo, in modo che poi dalle persone che uccido prendo le munizioni e niente, continuo a killare con questa determinata arma. Allora, vi dico innanzitutto, oltre a essere un commentary, volevo un attimo parlare del canale. Come avete potuto vedere, ho ricominciato a fare video, spero che comunque vi stiano piacendo, vi stiano intrattenendo, o almeno lo spero, che comunque mi sto impegnando tantissimo nel farli. Non starò facendo degli editing della Madonna, però comunque sto facendo dei video che secondo me, insomma, meritano, va? Cioè, in particolare meritano di essere guardati, perché comunque nei miei video rispecchio più che altro io come sono nella realtà. Quindi un coglionazzo che dice cazzate, che bestemmia tutti i santi. Ovviamente su YouTube le metto reversate, reversate significa al contrario, perché sennò tipo probabilmente il mio canale neanche esisterebbe più. Quindi insomma, bestemmie varie, insulti, augurare la morte, vabbè, non lo faccio assai, però diciamo che mi capita di farlo quando sto abbastanza incazzato. Infatti pure quelle le metto in reverse. Mi raccomando ragazzi, non augurate mai la morte ai vostri nemici, tranne se vi chiamate The King 99, in quel caso lo potete fare. XDXD. Vabbè, intanto qua oltre a parlare del canale, la partita sta andando avanti. Qui diciamo sto in una serie abbastanza decente, non dico che sto in una serie mostruosa, però insomma la partita sta andando e sto continuando a killare senza morire per ora. Allora, ritornando al canale invece, insomma, come ho detto prima, spero che il video vi stiano piacendo perché mi ci sto impegnando di brutto. Mo infatti questa settimana, mi sembra la settimana che parte dal 30 luglio fino al 3 agosto, avete avuto tre video. Stessa cosa farò nella settimana che va, aspetta vi controllo, che va dal, un attimo ragazzi, che va dal 6 al 10, che avrete altri 3 video. E niente, riguardo a ciò, vi dico, mi sto impegnando troppo. Poi questi video me li sto tutti pre-registrando perché in queste 2 settimane che vi ho elencato io starò in vacanza, starò fuori, quindi mi tocca pre-registrare tutti i video, editarli, caricarli e poi renderli pubblici quando insomma li devo caricare, va? E in queste 2 settimane che diciamo non in vacanza, vi caricherò qualche storia sul profilo The King alle 99 YouTube. Mi raccomando, datemi a seguire, oppure se mi seguite già, seguitemi ancora. Poi mi raccomando, lasciate comunque delle domande lì su Instagram oppure qua sotto nei commenti, perché vorrei registrare un fact time, però un altro fact time, perché comunque nel mentre io ho registrato questo video starò in vacanza e avrò già registrato un fact time, che ho messo le cose su Instagram, insomma. In una frase ho detto 50 volte fact time, probabilmente sembra una cosa abbastanza buona, dici fact time, ok basta, facciamo i miei coglioni.
Niente, è così. Intanto siamo arrivati a 5 minuti del gameplay. Ovviamente, ragazzi, non parlerò per tutti i 10 minuti perché fidatevi che non c'ho tutta questa parlantina e secondo me risulterei anche pesante. Quindi cerco di limitarmi un attimo. Poi al massimo, se non riesco a parlare per tutti i 10 minuti, vi lascerò magari un po' di musica e il video di sottofondo per vedere cosa è successo a questa merda di partita. Per ora comunque non vi voglio spoilerare nulla perché comunque è una cosa che mi ha fatto abbastanza rosicare. Comunque, mi raccomando, se volete delle sniper, non so, delle sniper lobby, se volete delle live su Black Ops 3, magari che ne so, sniper lobby, fan lobby, che magari giochiamo al gioco delle armi, della pietra, quelle cose così, fatemi sapere nei commenti perché comunque è una cosa che si potrebbe fare abbastanza. Mi raccomando, riattivatevi, soprattutto quando sono in live, venite in tanti perché... Vabbè, ovviamente io mi capita sempre di streamare quando streamano gli altri youtuber, però se comunque vi piace vedere il gameplay di COD, vi piace cazzeggiare magari, soprattutto almeno con me che io per fortuna vi posso anche far entrare nella mia lobby e giocare insieme, quindi cosa che magari non tutti gli youtuber fanno, per voi che cazzo vedendo, c'ho 4.000 iscritti, cioè grazie al cazzo, va? E insomma, stavo dicendo, quando sto in live mi raccomando venite in tanti in modo che siamo tanti spettatori. Ovviamente sarò motivato nel fare più live e soprattutto continuare a streamare per più tempo. Che le live che faccio, tipo quella che ho fatto l'altro giorno, l'ho stoppata ad una certa perché vabbè, intanto qua vedrete la cosa che mi stava per succedere. Avete visto un killer brutale così giusto per... Niente, stavo dicendo, l'altro giorno ho stoppato la live ad una certa ora perché comunque mi ero rotto i coglioni perché non c'era nessuno. Però, se siamo magari, che ne so, quella ventina, quei 25 che magari, no, che ne so, arriva alle 2 di notte e gli altri amici mi quittano, magari joinate voi, giochiamo insieme e ci stiamo fino a che cazzo di ora volete. E soprattutto fino a che cazzo di ora mi fido io, perché comunque dopo una certa non mi fido più neanche io. Niente ragazzi, spero che il video comunque vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tantissimi piace, qua vi dico che la partita mi è finita a 26 di fila, quindi le bestemmie che ho tirato in quel momento non potete immaginare quante cazzo è, non lo potete immaginare. Vabbè, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate tantissimi piace, iscrivetevi al canale e niente, e noi ci vediamo al prossimo video.